Allora, un'analisi, dicevamo, dei distretti italiani. Qui siamo in una regione dove appunto c'è stato un modello economico che, come diciamo, ha fatto la grandezza di questa terra. I distretti sono stati importantissimi, sono ancora importanti. Chiedo proprio questo, cioè il ruolo delle filiere produttive in Italia, ecco, continueranno ad essere un punto di forza ancora? Ma mi avvarrò appunto di un supporto tecnico, cercherò di rappresentarvelo un po', no? Partendo da questa prima slide che a me piace tantissimo, che è quella che vi rappresenta un po' il grado di diversificazione delle nostre esportazioni, che come dire, vi dice una cosa molto, molto interessante. Siamo secondo paese per industria, in termini di industria manifatturiera, ma siamo il primo paese a livello internazionale per grado di diversificazione delle nostre produzioni. E dietro a questa diversificazione ci sono due fattori importanti. Uno è l'integrità delle filiere produttive italiane. Abbiamo un grado di integrità delle filiere ancora alta, l'estensione, cioè i vari anelli della catena, a monte, a valle, sono ancora molto diffusi. E in secondo luogo è la diversificazione dei nostri prodotti, no? Molto spesso mi capita di partecipare a cene, no? In cui incontriamo imprenditori, e da questi racconti, no? Di storie aziendali emerge che, insomma, ogni imprenditore è riuscito a crearsi una sua nicchia di mercato, no? Che ha consentito all'imprenditore stesso di competere con successo sui mercati internazionali. Mi piace dire molto spesso che non ci può essere internazionalizzazione senza innovazione e non ci può essere innovazione senza internazionalizzazione, nel senso che se tu innovi e poi non hai un mercato, no? È chiaro che non riesci, no? A sfruttare il potenziale del tuo prodotto. E al contempo essere presenti sui mercati internazionali ti costringe a innovare, a differenziare i tuoi prodotti. E quindi, insomma, questa è la prima evidenza. Mi piace davvero rappresentarla in questo grafico che ci fa vedere che per grado di diversificazione delle nostre esportazioni abbiamo addirittura un tasso doppio rispetto quasi alla Germania e agli Stati Uniti. Poi è chiaro che la Germania ha grandi imprese, grandi industrie, abbiamo la farmaceutica, la chimica, la metalmeccanica, l'automotive, con cui poi fa sistema, riuscendo a fare anche sistema. Sfruttando la grande dimensione dell'impresa, riesce poi ad avere successo sui mercati internazionali e quindi ci precede in termini di quote di mercato. Ma per grado di diversificazione siamo i primi al mondo. E con la seconda slide mi piace poi evidenziare come quel grado di integrità delle filiere sia rimasto particolarmente elevato. Qui in questa slide vi rappresentiamo per la moda e per la metalmeccanica il peso del valore aggiunto realizzato in Italia sul totale del fatturato dei vari settori nel confronto internazionale. Come potete vedere nel sistema moda, no, fatto 100 il fatturato, quasi l'80% viene ancora realizzato sul territorio italiano. E questa è un'indicazione importante, no, del fatto che comunque quell'integrità delle filiere si è conservata. E si è conservata perché? Lo vediamo nella terza slide, è un po' stato richiamato un po' da tutti, no, coloro che hanno parlato precedentemente, perché in Italia c'è capacità, c'è qualità delle produzioni, perché c'è capacità della filiera di consentire alle imprese capofila di personalizzare i propri prodotti, c'è il time to market, no, la velocità di reazione, i tempi di risposta, e se vogliamo, e tutto questo si affianca, è imprescindibile, lo si è richiamato molto bene prima, la qualità del capitale umano. Non ci può essere qualità di prodotto senza qualità del capitale umano. L'unico, se volete, vantaggio, no, che c'è nell'esternalizzare le proprie produzioni, ma sono vantaggi temporanei, perché poi sappiamo che il costo del lavoro aumenta anche nei mercati di delocalizzazione. L'unico vantaggio nei mercati di esteri, nell'esternalizzare le proprie produzioni, è in termini di costo. E questa fotografia che vedete rappresentata è una fotografia che noi abbiamo ottenuto intervistando 170 imprese capofila italiane, ce ne sono anche un po' marchigiane, no? Abbiamo in particolare intervistato imprese della filiera della pelle. Nella slide che segue, e mi piace evidenziarlo, viene rappresentato come i risultati di questa partnership strategica tra imprese capofila e imprese di subfornitura. Qui abbiamo analizzato circa 50.000 bilanci di imprese manifatturiere italiane e abbiamo confrontato i risultati, le performance di crescita delle imprese inserite in filiere e delle imprese isolate. Poi è chiaro che le imprese per definizione non possono essere isolate, però le imprese in filiera, cioè quelle rappresentate in rosso e arancione, sono quelle, diciamo così, inserite in filiere strategiche. E quello che è evidente in questo grafico è che l'essere inserite in filiera dà vantaggi sia alle imprese capofila, cioè alle imprese più grandi, ma anche e soprattutto alle microimprese, che sono poi le imprese che nell'attuale crisi hanno sofferto di più, no? Le microimprese, quelle con meno di 2 milioni di euro di fatturato, molte sono uscite dal mercato.
c'è stata una selezione pesantissima, quelle che sono rimaste, lo vedete rappresentato in questo grafico, e che erano inserite in filiere vincenti, sono addirittura riuscite tra il 2008 e il 2017 a registrare un aumento di fatturato, contro invece il calo delle imprese che erano al di fuori, no, delle filiere produttive, di queste filiere strategiche. La slide successiva risponde un po' alla domanda iniziale, no, quando si diceva ma continueranno queste filiere ad essere strategiche anche in prospettiva? Beh, l'abbiamo di nuovo chiesto a queste 170 imprese capofila, che ci hanno detto che ci hanno dato delle risposte interessanti, cioè ci hanno detto che addirittura nel 13% dei casi riporteranno in Italia produzioni precedentemente esternalizzate, no? Perché in questi casi, quando queste avevano esternalizzato, hanno avuto problemi di affidabilità, di time to market e di qualità. Ecco, molti davano un po' i distretti come un modello ormai superato, un modello non più attuale, invece i vostri numeri comunque evidenziano che c'è stato un rinnovamento e comunque i distretti continuano a dare un contributo molto, molto importante all'economia italiana. Ecco, come si spiega un po' questa diciamo ritrovata competitività dei distretti? Innanzitutto non ci sono due distretti uguali in Italia, no? Ce ne abbiamo, ognuno poi ne conta quanti ne vuole, noi ne contiamo 150 e ogni distretto è diverso l'uno dall'altro. Quindi sappiamo bene che ci sono casi, distretti che hanno sofferto, sono in crisi e stanno anche per uscire, no? E per scomparire, e altri invece che sono riusciti ad affermarsi con successo sui mercati internazionali. Beh, se volete, il termometro della situazione viene dato un po' da questa slide, no? Si parla molto spesso del saldo commerciale del manifatturiero. Siamo nel 2017, per quanto riguarda il manifatturiero, a 97 miliardi di euro di valore aggiunto, cioè di avanzo commerciale, che è un po', se volete, indirettamente un indicatore molto grezzo della capacità di un territorio di creare valore aggiunto. L'avanzo commerciale, per chi non lo sapesse, è dato la differenza tra export e import, quanto il territorio riesce a creare valore aggiunto. E vedete che 96 miliardi di valore aggiunto di saldo commerciale del manifatturiero, 70 miliardi di questi 96 sono dati dal contributo dei distretti industriali. È, come dire, una misura molto grossolana, mi rendo conto, però insomma, dà un'idea di quanto sia alto il contributo di questi distretti. Siamo al 73% di contributo in termini di avanzo commerciale, e i distretti in termini di addetti e di fatturato pesano intorno al 25%. Quindi dietro, no, a questi dati ci danno già subito una risposta: continuano ad essere fondamentali per il nostro tessuto produttivo. E dietro ai distretti sappiamo bene che ci sono storie di tante imprese. Ci sono i cosiddetti settori del Made in Italy, mobile, sistema moda, meccanica, occhialeria, agroalimentare, quindi settori, come dire, primari e importanti, attorno al quale poi ruotano tanti anche settori dell'ICT, no, che sono poi a servizio, no, molto spesso, lo vedremo poi dopo, di questi settori stessi. La slide successiva è quella che vi presenta, insomma, il saldo commerciale per regione. Vi evidenzia come dire, i primi posti, no? Lo si era detto prima, ci sono in termini di capacità di creare avanzo commerciale regioni come il Veneto o la Lombardia, insomma regioni in cui sono molto diffusi i distretti, ma anche, lo vedete, ai primi posti c'è anche la regione Marche, che ha sì sofferto negli ultimissimi anni, sappiamo bene, della crisi di alcuni distretti di questo territorio, quello delle cappe aspiranti, degli elettrodomestici in particolare, sappiamo anche delle difficoltà del calzaturiero, no? E tuttavia i distretti industriali di questo territorio ancora creano un valore aggiunto, mi piace chiamarlo così, ma il saldo commerciale pare a 3 miliardi di euro, che è quasi la metà, circa la metà dell'intero avanzo commerciale della regione. Quindi un ruolo ancora importante. Il grafico successivo che vi rappresenta l'evoluzione dei distretti nel confronto settoriale con le aree non distrettuali vi fa vedere come in tutti i settori i distretti industriali, quelli evidenziati in rosso, hanno avuto un andamento del fatturato migliore rispetto alle aree non distrettuali, a parità di settore produttivo. Quindi questo vuol dire che essere inseriti in filiere dei distretti industriali continua a fare la differenza. Nel grafico che segue viene poi presentata una speciale classifica dei migliori distretti italiani in cui ci siamo un po' divertiti, come dire, a mettere un po' insieme le performance di crescita e di redditività
delle imprese dei distretti che noi monitoriamo con le performance all'export dei distretti stessi. Come potete vedere, insomma, ci sono rappresentate un po' tutte le regioni, no? Un po' tutti i territori. L'occhialeria di Belluno, che sta al primo posto, quindi c'è un po' di nord-est, la gomma plastica del Sebino, il prosecco di Conegliano, insomma, e via discorrendo. C'è anche al settimo posto un distretto di questa regione, che è quella delle macchine utensili per il legno di Pesaro. Ecco, qui è, come diceva, alcuni distretti stanno vivendo proprio in questo territorio, in questa regione, una trasformazione molto molto profonda. Ha fatto riferimento agli elettrodomestici di Fabriano, alle cappe aspiranti, e ci sono distretti che invece pesantemente colpiti dalla crisi e che faticano anche adesso proprio ad emergere sui mercati internazionali, come il distretto delle calzature, che è stato un distretto di grandissimo successo in questo territorio. Ecco, che futuro ci può essere proprio in questi settori per il Made in Italy? Ma innanzitutto c'è un futuro, è un futuro che presenta interessanti opportunità, che sono state un po' richiamate precedentemente. E alla base di questo futuro c'è un po' come dire, l'evidenza che vi presenta la slide che segue, quella che vi fa vedere come nei distretti siano particolarmente ancora diffusi alcuni fattori competitivi che sono diventati molto importanti nell'attuale contesto competitivo, che sono i fattori competitivi cosiddetti immateriali, no? Il tema delle partecipazioni estere, no? Il fatto di essere presenti sui mercati con filiali commerciali e produttive per servire il mercato da vicino, il tema dei marchi registrati a livello internazionale, e poi ci torno, cioè il fatto di avere un prodotto, no, di produrre un prodotto che poi venga riconosciuto sui mercati internazionali. Ebbene, i marchi registrati a livello internazionale sono più diffusi nei distretti, e poi il tema dei brevetti. La capacità innovativa delle imprese nei distretti è maggiore rispetto a quelle non distrettuali, e qui perché soprattutto c'è, e qui è importante, il ruolo delle imprese capofila, che sono poi le imprese, no, in cui sono più presenti i brevetti, che poi vengono utilizzati anche, come dire, dalla filiera più a monte delle imprese capofila stesso. Perché c'è un futuro? Beh, ma mi piace rappresentarlo nella slide che segue. Noi abbiamo anche qui, ci siamo un po' divertiti a guardare i dati di impresa, abbiamo tanti dati di bilancio, abbiamo anche qui guardato circa 20.000 imprese distrettuali, e abbiamo visto che negli ultimi anni si sono affermati a fianco ai leader storici delle imprese distrettuali delle imprese altamente dinamiche, se vogliamo, e quelle che noi chiamiamo le imprese che potranno diventare leader in futuro, no? E lo vedete rappresentato molto bene in questo grafico, che vi fa vedere come queste imprese siano parti, su cui abbiamo preso il caso del Veneto, no? Che è poi la regione in cui queste imprese altamente dinamiche sono più diffuse. Ecco, queste imprese sono particolarmente diffuse nelle taglie dimensionali di medie dimensioni, no? Che sono quelle che potrebbero, come dicevo prima, diventare le imprese leader del futuro. Ma veniamo, come dire, a altri elementi di cambiamento che stanno interessando i distretti industriali. Mi piace evidenziarlo in questo grafico, che vi fa vedere come nel periodo analizzato i distretti siano cambiati. Sono un pochettino aumentate le dimensioni medie delle imprese, no? Si diceva prima il tema della dimensione, sicuramente è un fattore importante, no? Si diceva prima dell'equity. Quello che è successo nell'industria italiana negli ultimi anni è che comunque qualcosa è cambiato, c'è stata una selezione fortissima, ma per esempio la patrimonializzazione delle imprese stesse è aumentata. Siamo passati da un 28% di patrimonio netto in percentuale del totale del passivo nel 2007 al 40% nel 2017. C'è stata anche l'ACE, insomma, ci sono stati anche degli incentivi, c'è stato un supporto, come dire, governativo, che sicuramente ha aiutato, però insomma, siamo di fronte a un tessuto produttivo che è riuscito a rafforzarsi da un punto di vista dimensionale, ma anche da un punto di vista patrimoniale. Questo è un altro elemento importante. Ha dovuto rafforzarsi, e lo vediamo rappresentato nel grafico che segue, perché hanno dovuto le imprese aumentare il loro raggio d'azione. Qui ci siamo un po' divertiti a, come dire, quantificare la distanza media delle esportazioni, no, percorse dai distretti nelle varie filiere in giro per il mondo. E come potete vedere in questo grafico, un po' in tutti i settori, la distanza media è aumentata. Il raggio d'azione mediamente è aumentato di 410 km, stiamo parlando della media distrettuale. Per quanto riguarda i distretti marchigiani, siamo intorno ai 510 km di, no, in più percorsi nel periodo analizzato. Quindi questo significa che quelle dimensioni medie maggiori hanno, come dire, sono state un prerequisito, una necessità che le imprese hanno avuto per poter poi affacciarsi sui mercati più lontani, che poi sono quelli, si diceva prima, no, gli distretti sono cresciuti molto, soprattutto in Cina e negli Stati Uniti. Sono quelli poi i due mercati
che poi insomma, sono strategici anche per le produzioni di questo territorio. Nel grafico che segue vi ho voluto rappresentare le quote di mercato che qui siamo nelle Marche, mi piaceva portare un esempio marchigiano, qui vi avevano presentato le quote di mercato italiane nelle fascia di, per fascia di prezzo, per fascia di qualità. Ora, l'Italia è al terzo posto al mondo per quote di mercato nel settore calzaturiero, ma se noi classifichiamo l'export di calzature di tutti i competitor internazionali per fasce di prezzo, l'Italia è al primo posto al mondo. Abbiamo ancora una leadership per quanto concerne la fascia di prezzo alta. Abbiamo una quota di mercato in quel segmento pari al 16%. In un mercato, no, mondiale di produzione di calzature di alto prezzo che è pari a 42,5 miliardi. Direi tanta roba, no, da poter esplorare sui mercati internazionali. Nel grafico che segue, e qui ritorniamo un po' alle parole che ci siamo detti prima, abbiamo fatto, cioè è un grafico molto complesso, però quello che mi piace evidenziarvi è che questi cerchi, tanto più sono a destra, tanto, come dire, tanto maggiore è, come dire, l'opportunità, il mercato in aumento, che, quindi le occasioni, le opportunità di crescita che quel mercato propone. Quindi, ve lo sintetizzo così, la Cina, gli Stati Uniti, no, e riprendo le parole che si stanno, sono i mercati, stimato, cioè nelle nostre previsioni, che tendenzialmente rappresenteranno o presenteranno le maggiori opportunità di crescita per le calzature di alto prezzo, qui stiamo parlando di calzature di alto prezzo, nei prossimi anni. Quindi sicuramente c'è un'opportunità importante, opportunità che va sfruttata, lo vediamo nel grafico che segue, puntando anche sui marchi. Ma attenzione ai marchi, perché il tema dei marchi ci ha portato un po' ad esplorarlo, ad approfondirlo, guardando un po', come dire, i risultati, le performance di crescita delle imprese che avevano i marchi in Italia nel settore calzaturiero registrati a livello internazionale. Quello che è evidente è che in realtà da una prima, cioè se uno si ferma alla superficie e guarda, come dire, le performance delle imprese che esportano con marchi, vede che in realtà nel periodo analizzato hanno avuto performance addirittura peggiori rispetto alle imprese senza marchi, no? E questo è un po' un paradosso. Quando uno poi va a approfondire questo dato si accorge che l'evidenza ci mostra che quando le imprese hanno esportato con marchi, focalizzandosi su alcuni mercati, in quel caso su pochi mercati, ma come dire, di dimensioni elevate, quelle imprese hanno ottenuto risultati eccezionali e superiori alle altre. Questo cosa ci dice? Ci dice che certamente anche qui c'è il problema della dimensione. Se tu ti proponi sui mercati internazionali con un prodotto e un marchio e vai, come dire, su tutti i mercati internazionali, quindi non ti focalizzi su alcuni e quindi sfruttando al meglio, come dire, le tue risorse finanziarie, perché insomma non tutte le imprese hanno le dimensioni per poter competere con successo su tutti i mercati, quindi è importante focalizzarsi su alcuni mercati, sfruttare al meglio, come dire, la notorietà del proprio marchio, no? Laddove è possibile farlo, tenendo conto delle proprie dimensioni, questo è fondamentale. Bene, allora siamo ormai quasi nella parte conclusiva di questa analisi. Si è parlato molto stamattina di Industria 4.0. La domanda è come stanno affrontando ancora questa sfida i distretti industriali. Ci sono problemi? Sì, anche qui abbiamo un po' di evidenze. Abbiamo un po' di evidenze nostre interne che sfruttano, come dire, la nostra conoscenza sulle relazioni commerciali tra imprese, clienti e fornitrici. Noi abbiamo il vantaggio di avere i dati sui bonifici, i dati sulle RIBA, insomma tante cose che ci danno un vantaggio competitivo rispetto ad altri centri di ricerca e che cerchiamo di sfruttare. Ora, qual è l'evidenza? L'evidenza sicuramente è quella che innanzitutto Industria 4.0, no, ne sono detto prima, ha dato una spinta importante agli investimenti delle imprese. Noi abbiamo stimato tramite la nostra rete che nel biennio 2017-2018 un terzo delle imprese, ed è tantissimo, ha fatto investimenti 4.0 che altrimenti nella vita aziendale non avrebbe mai fatto. E a questo un terzo si aggiunge un 20% di imprese che ha anticipato investimenti che avrebbe realizzato nel 2019 e nel 2020. E in un periodo come questo, in un contesto come questo, in cui essere più veloci è fondamentale, no? Anche questo 20% è davvero tanto. Quindi un contesto comunque che ha aiutato, no, le imprese italiane a recuperare un po' di quello svantaggio che avevano rispetto a quelle tedesche,
Ma attenzione, perché comunque, sempre dalle nostre indagini interne, solo il 20% delle imprese ha, come dire, riadattato la propria struttura organizzativa e ha fatto investimenti in formazione per sfruttare al meglio il potenziale, no, che Industria 4.0 consente. Perché ce lo raccontano tutti gli imprenditori, non è sufficiente investire e acquistare un macchinario 4.0, un macchinario connesso, no, questo deve essere accompagnato con un'opportuna riorganizzazione aziendale e con un'adeguata formazione del proprio personale, questo è indubbio ed è una cosa che serve. Ma veniamo all'evidenza che ci dicono dei nostri dati. Beh, sicuramente anche quando si parla di 4.0 torna un po' il tema del territorio, no? Se noi andiamo a vedere la distanza media, no, degli scambi tra imprese dell'ICT e imprese del territorio, ci rendiamo conto che la distanza media è ancora relativamente contenuta. Questo cosa significa? Che le imprese ICT forniscono la loro tecnologia soprattutto, no, a imprese di prossimità, a imprese del territorio. Quindi questo ci dice anche che anche in questo nuovo contesto la prossimità fisica, no, il legame col territorio continua a essere importante, continua a essere determinante. L'altra evidenza, lo vediamo nella slide che segue, ci dice che, ad esempio, guardando i distretti della meccanica, notiamo come nell'ultimo anno sia significativamente aumentata la quota di imprese della meccanica che ha acquistato tecnologia dal mercato. Quindi questo significa che hanno introdotto tecnologia nei loro processi in maniera decisa negli ultimissimi anni. In questo caso, ad esempio, questa slide ci dice che 6 imprese della meccanica su 10 hanno acquistato tecnologia, quota che sale addirittura all'80% per quanto riguarda le imprese di medie o di grandi dimensioni. Qui mi piace dire che, sempre da un'altra nostra indagine che abbiamo realizzato, emergono buoni livelli di competitività delle nostre imprese in termini di capacità di offrire al mercato macchinari connessi. No? Per la grande sfida, no? Un grande dubbio che c'era quando sono stati introdotti gli incentivi 4.0 era: ma questi incentivi andranno a produrre, a provocare, a portare un aumento, un'accelerazione delle importazioni di macchinari 4.0 dall'estero, quindi andando a svantaggio della nostra bilancia commerciale, oppure favoriranno anche le nostre imprese della meccanica che producono, no, macchinari 4.0. Beh, noi abbiamo avuto la risposta 2 anni fa e poi l'abbiamo vista nei fatti, e cioè che la risposta era molto positiva, molto favorevole, cioè che ci aveva portato a stimare che 7 imprese della meccanica su 10 italiane producevano macchinari 4.0 già allora, e quindi questo ci suggeriva che avrebbero potuto sfruttare al meglio, no, quella domanda che il mercato avrebbe espresso. Vado a chiudere dicendo che in questo nuovo contesto, ed è la slide che segue, è chiaro che sono due, come dire, gli elementi che ci portano a ritenere che, o sono diversi gli elementi che ci portano a ritenere che sicuramente il fattore umano nell'attuale contesto competitivo è destinato a, come dire, fare la differenza. Non è stato ben rappresentato, molto meglio di quanto non lo possa fare io nelle precedenti interventi. È chiaro che quando i fattori materiali, l'innovazione, l'internazionalizzazione, diventano cruciali, è chiaro che il capitale umano diventa sempre più centrale, no? Anche se lo è sempre stato poi in fondo il capitale umano centrale, no? Prima era cruciale riuscire a, forse bastava forse produrre, realizzare prodotti di qualità, adesso bisogna anche saperli vendere, saperli proporre con successo nel mercato, sui mercati internazionali. Quindi il fattore umano è sempre stato centrale, continua a esserlo, e lo potete vedere rappresentato in questo primo grafico, da cui emerge come, qui abbiamo fatto un focus sulla provincia di Bergamo, ma vale un po' per tutta l'Italia, come ancora oggi 7 imprese su 10 facciano fatica a trovare sul territorio operai specializzati. E questo è un tema importante. L'ultima slide vi evidenzia poi come ci siano difficoltà importanti anche nell'adottare tecnologie 4.0, perché si fa fatica a trovare, sul mercato profili, no, adeguati a sfruttare al meglio la tecnologia. Chiudo, no, con una slide che non era presentata ma che a me piace tantissimo e che oggi non ho potuto portare, che insomma ci dice come in tutto questo contesto sia il tema del passaggio generazionale sia cruciale, no? Molte imprese la vedono come una criticità, in realtà i nostri dati ci dicono che è una grande opportunità. Noi abbiamo visto che le imprese che sono riuscite a inserire in azienda le nuove generazioni, giovani, quindi questo non significa che le generazioni che hanno fondato l'azienda non ci stiano più in azienda, no, certo, ci sono ancora, ma sono affiancate delle nuove generazioni. Ecco, queste imprese, qualsiasi sia l'età dell'impresa, che ci sia una startup piuttosto che un'azienda matura o storica, hanno indubbi vantaggi in termini di evoluzione del fatturato ma anche di redditività. Quindi questo ci dice che
il tema del capitale umano e del passaggio generazionale è cruciale ed è la sfida che le imprese italiane devono vincere per poter vincere poi anche la sfida dei mercati internazionali. Bene, grazie Giovanni Foresti per questa analisi così curata e dettagliata dei distretti.